Massimo Giletti sta seriamente rischiando la propria vita dopo aver ricevuto delle pesantissime minacce di morte da parte di un boss mafioso molto potente. Stiamo infatti parlando di Filippo Graviano. Il tutto è partito da un'inchiesta che è partita dal programma che ormai da parecchi anni conduce sulla 7 e che ha riguardato le scarcerazioni di alcuni boss mafiosi. A quanto sembra, infatti, questa inchiesta finita in televisione e che ha mosso davvero parecchio il dibattito pubblico sarebbe arrivata anche alle loro orecchie e ai loro occhi, e per questo motivo sono arrivate le pesantissime minacce, delle quali tuttavia lui non era assolutamente al corrente. Massimo Giletti infatti ha scoperto di queste minacce e ne è venuto a conoscenza tramite i giornali, in particolar modo del Corriere della Sera, che ha riportato tutte le intercettazioni. Il conduttore si è definito assolutamente senza parole, un vero e proprio dramma totalmente inaspettato che potrebbe però fargli cambiare per sempre la propria vita. Quello che fa male, almeno al noto conduttore, è proprio il fatto di averlo saputo dai giornali piuttosto che dallo Stato, comunque in generale dagli organi competenti e preposti a questo tipo di indicazioni, come del resto è giusto che sia. Dopo l'uscita di questa notizia davvero drammatica, però il ministro Bonafede ha chiamato Giletti riguardo alle minacce del boss Graviano e speriamo che questa vicenda possa risolversi nel miglior dei modi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like di supporto.